Nel caso conosceste qualcuno di veramente bravo che faccia disegni in stile manga su commissione, non necessariamente italiano, vi prego di scrivermelo nei commenti, grazie. Ormai possiamo dire che il mondo di GTA V sia stato quasi completamente esplorato. Abbiamo scoperto gran parte dei misteri contenuti all'interno di questo gioco. Bigfoot, alieni, UFO, la bestia, oppure altri misteri più nascosti e minori. Alcuni di questi misteri hanno anche collegamenti con la storyline di GTA V, il che li rende ancora più affascinanti per i fan. Ma ci sono anche misteri più ignorati, di fama minore, ma non per questo di minore importanza. Uno di questi è il cosiddetto mistero delle ragnatele. Voglio iniziare raccontandovi la storia che ha postato un utente su Reddit, una storia abbastanza interessante e concreta su come sono iniziate le sue indagini al riguardo. L'utente scrive: «Ho evitato di dedicarvi un post qui, ma mi sono sempre molto interessato a tutte le speculazioni al riguardo che ho trovato in giro. Come sviluppatore, con anche molta esperienza, molte delle scoperte effettuate nel corso di vita del gioco sono facilmente spiegabili come glitch grafici, oppure semplici scherzi da parte di Rockstar Games, oppure sono addirittura riconducibili ad apofenia». Piccola parentesi, l'apofenia è definibile come il riconoscimento di schemi o connessioni in dati casuali o senza alcun senso e collegamento logico fra di loro. Un po' quello che facciamo tutti quando cerchiamo di risolvere un mistero, insomma. Ma non per questo è detto per forza che si tratti di apofenia, che si tratti di illuminati o cose di questo tipo. A volte sono proprio le teorie più assurde a rivelarsi quelle più sensate, in realtà, e sono anche quelle che ti danno più soddisfazione dopo la loro scoperta. Detto questo, continua l'utente su Reddit, il mistero delle ragnatele mi ha incuriosito davvero molto. Ci tengo però a precisare che non credo che le ragnatele siano collegate al mistero del murale del Monte Ciliad o a qualsiasi altro mistero di questo tipo. Almeno sicuramente non al jetpack o cose del genere. Penso sia piuttosto qualcosa di a sé stante. Quando inizialmente ho sentito parlare di queste ragnatele, pensai erroneamente che fossero un qualche tipo di glitch di rendering, che qualcuno stava semplicemente sfruttando per mettere in scena una storia. Una delle tante storie inventate che si sentono in giro, insomma, semplicemente per ricevere attenzione. Sappiamo bene ormai, soprattutto al giorno d'oggi, quanto alla gente piaccia attirare l'attenzione degli altri, soprattutto inventandosi le storie più disparate. È quello che cercano di fare un po' tutti, ognuno a modo suo e a seconda di ciò che sa fare. Comunque, prosegue l'utente, inizialmente credevo fosse un glitch causato dalla grata del pavimento o qualcosa di simile, poi invece vidi uno screenshot al riguardo. È reale, pensai. Sembrava certamente avere una forma molto strana, quasi come se fosse qualcosa di amatoriale e non di qualità. Il materiale poi non sembrava di certo essere quello di una ragnatela, sembrava quasi un fotomontaggio. Dovevo vederci chiaro e controllare io stesso. Ora, ci sono molte semplici spiegazioni al riguardo che potrebbero spiegare la presenza di queste ragnatele, senza portare a grandi cospirazioni di alcun tipo. Può essere semplicemente qualcosa di messo lì da parte di un qualche programmatore che ha lavorato all'interno del gioco. È una pratica molto comune, molto più comune di quanto non si pensi. Alla fine non sembra essere realizzata molto bene questa ragnatela, quindi potrebbe benissimo trattarsi di questo. Insomma, il materiale non sembra nemmeno effettivamente quello di una ragnatela. Molto spesso infatti capita che qualche programmatore, di sua iniziativa, voglia inserire un qualcosa all'interno del gioco, senza dare nell'occhio. Essendo che un programmatore comunque non è un designer, non è facile realizzare qualcosa di bello da vedere. Si tratta semplicemente di mettere qualcosa di nascosto all'interno del gioco, giusto per dire: «Ehi, c'ero anche io nello sviluppo di questo gioco!» Qualcosa di difficile da vedere, che non possa essere notato facilmente, di modo che nessun altro si possa interessare ad esso, neanche in fase di testing magari. In ogni caso, dice l'utente, mi sono recato sulla montagna. Inizialmente poteva sembrare un qualche gioco di luce o qualcosa di simile, ma no, la luce non c'entrava proprio niente, e la texture sembrava essere piatta, indipendentemente dal punto di vista da cui la si guardava. Fu a quel punto che notai qualcosa di strano. Stavo guardando attentamente la ragnatela per cercare di capire se potesse comunque essere un qualche tipo di bug o qualcosa di simile, quando notai una cosa molto interessante. Notai il fatto che si muoveva col vento.
Sembrava infatti si muovesse esattamente come le vele delle barche presenti nel gioco. A questo punto capii che doveva essere qualcosa di più che un semplice inserimento a caso. Così andai avanti, cercando di capirci qualcosa, e inquadrando bene la ragnatela con la fotocamera del telefono, capii che non era una semplice texture piatta, ma era una vera e propria mesh completa per come reagiva ai movimenti del vento. Per fare in modo che tutti possano capire, si tratta semplicemente di un insieme di poligoni e non semplicemente un elemento piatto che non potrebbe ovviamente piegarsi con il vento. Questo significa che chiunque abbia realizzato queste ragnatele lo abbia fatto con attenzione. Cosa potrebbe significare? A questo non so rispondere, chiarisce l'utente, e lascio ad altri il compito di scoprirlo. Cosa sappiamo di queste ragnatele? Sappiamo che quella del Monte Ciliad non è l'unica ragnatela che si possa trovare, ma ovviamente è quella di cui si è più parlato e i motivi sono ovvi. Si trova vicinissima al murale del Monte Ciliad. Essa spawna tra l'una e le due di notte, semplicemente spostando la visuale e poi tornandoci sopra. Un'altra ragnatela possiamo trovarla proprio in questo luogo. Ora, la domanda che dobbiamo porci, dopo aver appurato che non sono state messe a caso da qualcuno durante lo sviluppo, è: qual è il loro significato effettivo? Cosa potranno mai rappresentare queste ragnatele nel mondo di GTA V? Credo sia ovvio il fatto che effettivamente ragnatele non sono. Sembrano quasi formate da dei cavi d'acciaio o qualcosa di simile. Se vedete, poi hanno una forma alquanto strana. Molti pensano ovviamente che siano collegate al mistero del Monte Ciliad, ma in che modo? Non vi è effettivamente alcun collegamento sensato che si possa fare tra le ragnatele e il mistero del Monte Ciliad. Sappiamo però un'altra cosa. Sappiamo che l'osservatorio Galileo ha molti collegamenti con il mistero del Monte Ciliad ed è comunque uno dei luoghi più interessanti di tutta Los Santos. Avvicinandoci possiamo notare alcune cose. Prima di tutto, di notte si illuminano solamente due di queste quattro fessure, ma non sono sicuro che la cosa abbia un qualche significato. Ciò che c'è di veramente interessante sono questi simboli simili a ragnatele sulla porta. Ora, sappiamo che l'osservatorio Galileo si ispira al Griffith Observatory, realmente esistente a Los Angeles. Questi simboli infatti sono presenti anche nel vero osservatorio, quindi non sono un qualcosa che gli sviluppatori si sono inventati di punto in bianco. La sistemazione dei simboli però sembra essere in parte differente. I simboli veramente interessanti sono queste ragnatele. Le ragnatele però nel Galileo Observatory all'interno di GTA V, a differenza di quelle presenti nel Griffith Observatory, sono due e non una sola. Questo potrebbe portare ad una vera e propria svolta nelle indagini, in quanto ciò starebbe ad indicare definitivamente che tutto sembra essere collegato al mistero del Monte Ciliad. Ma come, vi starete chiedendo? Beh, pensateci bene. Abbiamo detto che nel mondo reale questo simbolo è presente una sola volta nella porta dell'osservatorio. Nel gioco invece è presente due volte. Le finestrelle illuminate nella porta presente nel gioco inoltre sono due. E due sono anche le ragnatele che si possono trovare in giro per Blaine County. Credete sia un caso? Per me è più di una semplice coincidenza, ma per ora non si sa molto altro riguardo questo mistero e le informazioni sono molto scarse. Ma San Andreas non è l'unico luogo in cui si possono trovare simboli simili. Altra cosa interessante che si può trovare nel gioco, questa volta a North Yankton, è questa roccia. Chi penserebbe mai ad andare a guardare un simile dettaglio a North Yankton? È probabile che sia stato inserito lì proprio per questo. Questa sembrerebbe essere una comune roccia, giusto? Sbagliato, perché sotto sotto nasconde dell'altro. Nel gioco è presente una condizione meteo nascosta, che prende il nome di Neutral. Se impostata in determinati luoghi e orari del giorno, rende l'atmosfera veramente molto inquietante e psichedelica, con questo sole nero all'orizzonte. Sembra proprio un'atmosfera da invasione aliena, ma vi starete chiedendo cosa possa c'entrare ciò con le rocce di cui parlavo. Ciò che c'è di interessante nella roccia lo possiamo proprio vedere impostando questa condizione meteo. Se guardate bene, questo simbolo sembra proprio una ragnatela, le stesse ragnatele che possiamo trovare nella porta del Galileo Observatory. Vi ricordo inoltre che questa roccia non è l'unica cosa strana e isolata che possiamo trovare a North Yankton. Lì vi possiamo trovare anche l'alieno congelato, quindi non sembrerebbe essere una cosa messa lì completamente a caso. Che possa avere a che fare con gli alieni e col mistero del Monte Ciliad, che sia l'osservatorio a congiungere i pezzi del puzzle per risolvere questo mistero. A quasi 4 anni dall'uscita del gioco, questo mistero è ancora relativamente giovane, perché non se ne sa molto al riguardo, e le indagini continuano tutt'oggi. Finora, però, non si è arrivati a nulla di troppo concreto.